efficacia e propositività. A prescindere da ogni discorso riguardante il modulo di gioco, sono questi i due concetti chiave all'ombra dei quali nasce e si formerà l'Aquila Calcio targata Nunzio Zavettieri. Una trattativa lampo, quella che ha portato il tecnico calabrese, chiamato a sostituire l'esonerato Giovanni Pagliari, a scegliere di sposare il progetto rosso-blu. Abbiamo fatto lunedì una chiacchierata col direttore, mi ha convinto e poi ero in attesa di capire se la società doveva confrontarsi per il discorso del mister, e capisco che non era una decisione facile visto l'ottimo lavoro che ha fatto il mister, e quindi praticamente è stato tutto così. Come ho detto prima, sono un istintivo, mi ha convinto il direttore e adesso daremo tutto. Ogni allenatore ha il suo modo di lavorare e quello che conta per me è essere efficace. E poi se l'identità è diversa della filosofia del lavoro, per me non conta. Per me adesso quello che è importante è rendere la squadra più efficace possibile. Prima della sua presentazione ufficiale, Zavettieri, artefice lo scorso anno di una strepitosa seconda parte di stagione alla guida del Bari, che in coppia con Roberto Alberti ha portato a disputare i play-off per salire in Serie A, ha già diretto il primo allenamento alla guida del gruppo, ricavando impressioni positive dagli uomini a sua disposizione. Con sé Zavettieri, che ha firmato un contratto fino a giugno, ha portato tre nuovi collaboratori. Si tratta dell'allenatore in seconda Girolamo Mesiti, di Massimo Cirillo, che si occuperà dell'analisi video delle compagini avversarie, e di Livio Mastrorosa, preparatore atletico che si affiancherà allo staff già attivo. Potevo iniziare in modo diverso, più tranquillo, però le partite sono tutte difficili. Forse potrebbe essere uno stimolo ancora più importante affrontare la capolista, affrontare una squadra che viene da un periodo di forma eccezionale. L'ultimo mese ha fatto benissimo, e so che il derby è sentito. E cercheremo di mettere su una squadra che venda cara la pelle e che battagli colpo su colpo, metro su metro, centimetro su centimetro, contro il Teramo.